Quest'oggi ci spostiamo in collina, nella zona delle colline del Prosecco, ma non per parlare di vino, ma di un'eccellenza nella produzione, di formaggi e di prodotti lattiero-caseari. Lo facciamo con Emanuela Perenzin, ovvero Perenzin Latterie. Buongiorno Emanuela e Buongiorno. grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, anzitutto, 1898, un'azienda familiare, chiaramente con oltre un secolo Diciamo di sono storia. oltre 120 anni di storia, sono la quarta generazione, i miei figli lavorano in azienda, sono la quinta generazione. Ecco, una storia che possiamo sintetizzare adesso attualmente. Dunque, una latteria, il latte, da dove viene e come lo lavorate? C'è anche il latte, tra virgolette, anche di origine bellunese, no? Proveniente dal parco, Diciamo tra che una l'altro, buona no? parte del latte che lavoriamo arriva dalla provincia di Belluno. Lavoriamo prevalentemente latte di capra, e quindi il latte di capra della zona bellunese arriva da un gruppo di allevatori che si trovano nella Valle del Piave, quindi siamo all'Ane di Piave, Pasa, Mel, tutta quella feltre, quel territorio lì. E, ultimamente abbiamo iniziato anche a lavorare del latte di vacca che proviene dal Cansiglio, quindi siamo ancora in provincia di Belluno. Però Certo. il nostro business più importante lo facciamo con il formaggio di capra. Ecco, che tra l'altro ha anche delle proprietà nutrizionali importanti, anche per gli intolleranti, Sì, vero? è più facilmente Sì? digeribile, ci sono parecchi casi di intolleranza al latte di vacca che invece tollerano molto bene il latte di capra. Diciamo che è un prodotto che tendenzialmente fa un po' meglio di quello di vacca, anche a livello proprio di lattosio. Buona parte dei prodotti fatti, a meno che non siano veramente freschissimi, sono dai 20 giorni in su di stagionatura, quindi quasi freschi. Abbiamo dei prodotti anche praticamente senza lattosio. Certo, ecco, una curiosità, quanto latte lavorate circa in un anno, Emanuela? Siamo un po' sotto i 2 milioni di litri, quindi un piccolo caseificio artigianale. Ecco, quindi mi sembra di capire, piccolo caseificio vuol dire che difficilmente troveremo i vostri formaggi nella grande distribuzione, credo. È più rivolto a un mercato di nicchia, so che tra l'altro i vostri formaggi anche a Italy, no? La famosa Sì, catena, giusto? quello se vogliamo considerare una grande distribuzione, anche Ecor Natura sì, perché Ah, noi ok, lavoriamo certo. prevalente biologico, è comunque una catena della GDO. Qualcosina, ma non grandi cose, principalmente abbiamo negozi, enoteche, grande ristorazione, facciamo anche un bel po' di export, siamo intorno a oltre il 20% del nostro prodotto esportato. Ecco, tra l'altro una delle caratteristiche delle colline del Prosecco dove siete voi a San Pietro di Felletto è proprio le degustazioni in azienda per il vino. Voi invece avete una particolarità, non il wine bar, E ma noi il cheese abbiamo il bar. nostro cheese bar. Lì in azienda Certo, proprio? in azienda abbiamo un cheese bar con la bottega, per cui il cliente può arrivare, può degustare, può visitare il nostro museo, perché abbiamo Ah, fatto ok. un museo aziendale, essendo in questo territorio molto bello che inizia ad essere scoperto dal turista. Abbiamo cercato anche noi, da parte del latte, da parte del mondo del formaggio, di sviluppare un percorso turistico, quindi c'è un'area museale dove abbiamo raccontato principalmente la nostra famiglia, quindi proprio le nostre foto, oggetti antichi, quasi tutti proprio di proprietà nostra. E per finire questo tour, il turista finisce nei nostri magazzini, quindi a fare un tour nei profumi del formaggio, partendo dal più Meraviglioso. fresco per arrivare a quelli più stagionati. Anche per capire com'è cambiata la lavorazione, no? Quelli che sono gli attrezzi Beh, dell'epoca. Con la tecnologia certo. vi aiuta Diciamo nel che vostro lavoro più, oppure c'è secondo molto. me, non più che tecnologia, parliamo di attrezzi igienicamente più idonei, perché in un'azienda artigianale c'è poco di automatico, a parte il confezionamento dove puoi avere qualche macchinario, ma per quanto riguarda la produzione, il motore che gira Quello e fa è. girare, basta, il resto è ancora tutto manuale.
si tratta proprio di una struttura organizzata in modo migliore di una volta per far sì che il casaro e l'aiuto casaro faccia un po' meno fatica, però sostanzialmente queste sono, sì. Senti, gli attrezzi del mestiere. E gli ingredienti, si parla molto nel prosecco, no? Additivi piuttosto che i luoghi di coltivazione. Voi usate anche dei conservanti piuttosto che delle... Oppure allora, come viene fatto il formaggio una volta, viene fatto anche adesso? C'è una ricetta, una formula in sostanza? Diciamo che una volta era più un metodo empirico fatto un po' dall'esperienza del casaro, adesso ci sono delle ricette precise che il casaro deve rispettare, temperature, pastorizzazione piuttosto che termizzazione, di conseguenza... C'è una più precisione nell'operare, anche perché c'è bisogno di un prodotto più costante, più stabile. Certo. Di conseguenza la mano del casaro resta comunque estremamente importante proprio per tastare la cagliata, per capire i momenti, però per tutto il resto ci sono delle procedure piuttosto precise. Senti, l'aumento dei prezzi ha causato anche un cambio nei consumatori, oppure il formaggio si continua a preferire, si mangia perché stanno calando i consumi di frutta e verdura? Per il formaggio com'è la scelta dei consumatori, allora, in confronto anche all'aumento dei prezzi? Nel nostro campo il nostro prodotto si piazza in un mercato di livello medio-alto, di conseguenza lo sentiamo un po' meno, comunque si sente questo disagio del consumatore nel confronto del prodotto, magari arriva, spende meno. Certo, magari compra un po' meno formaggio, però... Però per fortuna continua sì, ad certo, arrivare. Certo. Non avete una perdita di clientela, ecco, magari acquista un po' meno, però... Noi abbiamo la fortuna che siamo in questo territorio con grande turismo, di conseguenza, parlando della nostra bottega, molti sono turisti, quindi l'approccio è piuttosto diverso. Quando sei in vacanza non hai lo spirito di risparmio, di attenzione che hai quando fai la spesa per si tutti i giorni. Si vive l'esperienza, insomma. Esatto. Turisti italiani o anche esteri, Emanuele? Soprattutto esteri, un po' da tutto il mondo. Senti, tra l'altro abbiamo parlato del cheese bar, c'è anche le cantine aperte in questo periodo, anche in autunno, no? Sono molte le cantine aperte. Voi invece proponete caseifici aperti con degli eventi speciali per un intero fine settimana, se non vado errato 20 e 21, quindi il prossimo. 20 e 21 di settembre. È una manifestazione nazionale, è ancora poco conosciuta in realtà, perché il mondo del caseificio, l'approccio al turismo si sta muovendo negli ultimi anni, di conseguenza noi abbiamo aderito, è già il terzo anno che lo facciamo, e in questa occasione organizziamo degli eventi particolari rispetto a quelli che normalmente comunque facciamo nella nostra azienda, perché i tour, le degustazioni le facciamo normalmente. In questa occasione abbiamo organizzato diverse cose. Personalmente quella più interessante e importante è un talk. Un talk che riguarda il mestiere del cacciolaio. Un cacciolaio. Cacciolaio è il casaro con un termine del 1800. Aspetta, in romano c'è la caciotta. Può derivare da questo, mi sembra. Potrebbe. Cacio comunque è un termine che deriva, presumo, dal latino. Non conosco il latino, ma secondo me arriva da potrebbe lì. Essere. Questo termine cacciolaio l'abbiamo letto da un libro di Francesco Gera. Tu sai chi è Francesco Gera? No. Nemmeno gran parte dei cittadini di Conegliano. Francesco Gera è un personaggio molto importante per la città di Conegliano, perché nell'epoca in cui ha vissuto ha scritto moltissimi libri, anche attinenti al mondo del formaggio, prevalentemente all'agricoltura in vari ambiti. I libri suoi scritti per quanto riguarda proprio il mondo della caseificazione, uno di questi è stato tradotto in francese ed è tuttora in commercio. Ah, però.
E noi italiani non lo sappiamo. Non lo sappiamo. E allora sarà il caso in questo talk di approfondire anche questo? Infatti. Ci saranno degli esperti? Partendo da questa, da questo argomento, e quindi ci sarà un ragazzo che è un diretto discendente di Francesco Gera, che racconterà un po' la storia del suo avo e anche di tutto quello che ha fatto per la città di Conegliano. La scuola enologica è sorta grazie a lui e a un altro, mi pare cugino, Bartolomeo Gera, che hanno contribuito alla creazione di questo istituto importantissimo per il Coneglianese. E ci sarà lui, poi ci sarò io che racconterò un po' la storia del territorio visto dal mondo del latte invece che dal mondo del vino. E avremo Carlo Piccoli, che è il direttore dell'Accademia di Arte Casearia, quindi iniziamo a parlare non più di storia ma di attualità, quindi sì, l'attualità dei giovani. Come affrontano e cosa cercano in questo mestiere. E poi ci sarà il professor Alessandro Sensidoni, che è un docente in tecnologie alimentari dell'Università di Udine, che appunto anche lui ci parlerà del mondo giovane. Lo cerca questo tipo di lavoro, certo. L'allevatore lo si vuole ancora fare, il casale chiaro, lo si vuole ancora futuro, fare. Il futuro di questo mestiere, esatto. Questo talk vorrà portare, partendo dalla storia, ci porterà al futuro, a farci chiaro, delle domande. Un percorso. E avremo anche Sandro Toffoli, che è il presidente dell'Associazione Famiglie Rurali, quindi siamo ancora bellissimo, nell'argomento per postare famiglia la vostra, e voi portate la vostra terra, testimonianza pratica e lui. Emanuele, sì, scusa. Alla fine avremo Francesco Caner, quindi rappresentante della regione, che coglierà tutti i nostri suggerimenti, certo. Vediamo se ha delle l'assessore bellissime... Federico Caner, scusami. Scusami se ho sbagliato. Ah, no, no, certo. Solo Federico per... Caner, ho sbagliato. Assolutamente. Quindi, purtroppo, Emanuele, abbiamo terminato, okay. Ma ci sarà appunto il tempo per chi vorrà intervenire a questo talk per sentire appunto approfonditamente, certo, vero? Si svolgerà ecco, informazioni quindi, e prenotazioni come si possono reperire? Devono telefonare in azienda da noi, oppure scrivere meglio all'indirizzo per@perenzin.com per prenotare, perché i posti sono perfetto, molto limitati. Ah, okay. La villa è bellissima, però è anche un modo per scoprire la villa, la vostra ci attività, anche, il CISBAR e presentare il tour della villa e tutto. Bellissimo. Poi Emanuela, tutti gli altri giorni ci saranno altri assolutamente eventi. Ti ringraziamo davvero molto per averci raccontato in questa occasione questa interessante storia che scopriremo appunto in questo caseifici aperte e in questa esperienza del fine settimana. Grazie ancora per essere intervenuta ai nostri studi e buon lavoro. Grazie a te. E a voi tutti grazie per la gentile attenzione, arrivederci la prossima settimana.